Sono scattati gli arresti domiciliari anche per l'ex deputato Pino Galati. Il noto politico rappresentava insieme all'ex consigliere comunale di Lamezia Terme Luigi Muraca l'anello di congiunzione tra la cosca Iannazzo Cannizzaro da Ponte di Lamezia Terme e i vertici dell'ASP di Catanzaro. Tra questi spiccano i nomi di Giuseppe Perri, direttore generale sino ad agosto 2018, e Giuseppe Pugliese, direttore amministrativo sino ad ottobre 2017, e ancora Eliseo Ciccone, già responsabile del 118 e ora destinato ad altro incarico, nei cui confronti vengono contestati plurimi episodi di abuso d'ufficio. Il fine era quello di assicurare ai due gruppi imprenditoriali Putrino e Rocca dal 2010 la gestione del servizio delle onoranze funebri all'ospedale di Lamezia Terme e il servizio sostitutivo delle ambulanze del 118 nell'ASP di Catanzaro. Vedi che è tranquillo con quella cosa. Sì, ti volevo vedere, io oggi sono a Catanzaro stamattina, tu ci sei? Sì, per vederti. In maniera solare, come facciamo? Purtroppo abbiamo accertato con questa indagine che non soltanto l'infiltrazione della criminalità organizzata riguarda i settori dell'economia, ma in questo caso proprio settori vitali, possiamo dire più che altro anche molto sensibili per quanto riguarda la vita umana. I finanzieri di Catanzaro, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo, al culmine di due diverse indagini hanno eseguito con il supporto dello Scico di Roma 24 ordinanze di custodia cautelare e il sequestro di beni per un valore di oltre 10 milioni di euro. In questo caso le indagini ci hanno restituito appunto un contesto di pubblici amministratori che, scevri da ogni timore rispetto a esponenti della criminalità organizzata, agiscono piegando le funzioni della pubblica amministrazione all'interesse privato dell'imprenditore di turno, che nel caso di specie offre il servizio peraltro in modo inadeguato alla pubblica amministrazione. Si speculava brutalmente sulla salute dei cittadini, dunque, grazie a un assoluto controllo del territorio che si estendeva anche ad alcuni reparti dell'ospedale Lametino. E la possibilità di questi soggetti di poter avere la possibilità di entrare in determinati reparti, al pronto soccorso, nei settori di rianimazione, ossia avendo proprio le chiavi fisiche, ma ancora peggio di avere la possibilità di poter accedere alle banche dati e quindi a poter utilizzare, a poter vedere quelle che erano appunto le condizioni fisiche delle persone, quindi a poter stimare in modo molto, diciamo così, subdolo e anche molto squallido la vita di una persona. È un contributo che deve servire a liberare dalle maglie del crimine organizzato e 'ndrangheta questa terra, che è una terra bellissima, che meriterebbe molto e molto di più. È in quell'indagine che ci lascia più tristi del solito, cioè pensare che c'è gente spregiudicata, che lucra, che vive nell'agiatezza, nella ricchezza, lucrando sui morti, lucrando sui funerali, cercando di controllare, di avere una sorta di racket, di controllare appena muore, andare a imporre la propria agenzia per queste onoranze funebri, imporre al punto del coinvolgimento di impiegati dell'ospedale, che sostanzialmente regolamentano anche i tempi di consegna del cadavere per dare tempo a queste agenzie di arrivare, di intervenire e di imporre il loro carro funebre. Questo è abbastanza triste, abbastanza agghiacciante. C'è stata anche, sicuramente c'è stato un comportamento indegno di un pubblico amministratore. Intanto c'è gente che è importante, cioè quando parliamo dei vertici dell'ASP di Catanzaro, e quindi non stiamo parlando di uno che commette un reato per uno stato di necessità o il povero ignorante che viene imbrogliato. Stiamo parlando di vertici dell'ASP, stiamo parlando di funzionari che hanno uno stipendio che consente di vivere molto bene e non c'è nessuna giustificazione. Rossella Galati per la CNews 24. Il processo di beatificazione di Mamma Natuzza, che sembrava essersi incagliato tra le pieghe dello scontro tra la Fondazione e la Curia, è pronto a partire. La notizia, annunciata dal Vescovo davanti a 20.000 fedeli, è stata accolta con un lungo applauso, quasi liberatorio dopo mesi di inquietudine calata sulla Cittadella della Gioia, dove non sono mancati momenti di forte tensione che hanno finito per travolgere il Vescovo Luigi Renzo. Denigrato e offeso da alcuni seguaci del gruppo Insieme a Mamma Natuzza, leoni da tastiera, chiamati hater, persone
persone che scatenano volgarmente il loro odio sui social, mascherandosi solitamente dietro l'anonimato e ritenendo erroneamente di non essere puniti dalla legge. A loro si è rivolto il presule. Me ne stanno scrivendo di tutti i colori, che sono un prete pedofilo, che sono un povero uomo vestito da vescovo, affamato di soldi e di potere, e cose di questo genere. Natuzza non si sarebbe mai sognato di denigrare il Papa, i vertici della Chiesa, un vescovo, chiunque esso sia, i sacerdoti. Il Signore però ci insegna ad amare, pregare e perdonare quelli che ci calunniano e ci perseguitano. Non so che cosa ho potuto fare loro. Io li perdono tutti. All'amarezza di attacchi gratuiti e ingiustificati, il vescovo ha sovrapposto la commozione per l'avvio del processo di beatificazione. Non vi pare che questa sia la più bella notizia che ormai tutti, trepidanti, da tempo aspettavamo? Cristina Iannuzzi per la CNews 24. È durato oltre 3 ore l'interrogatorio del sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, con il procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Il sindaco Lucano, il sindaco dell'accoglienza ai migranti coinvolto nell'indagine Xenia, oggi è stato sentito quale persona informata sui fatti. È giunto intorno alle 15.30 al Palazzo Cedir di Reggio Calabria, sede degli uffici giudiziari, insieme al suo legale di fiducia Andrea D'Acqua. Sentiamo direttamente le parole di Lucano subito dopo l'interrogatorio svoltosi con la DDA di Reggio Calabria. Mimmo, com'è andato? È andato bene. È andato bene perché non vi posso dire, perché gli esposti che abbiamo fatto ci hanno ascoltato per questo. Tutto qua, non vi posso dire. Lucano non ha potuto riferire sui contenuti dell'interrogatorio, ma ha comunque dichiarato che si tratta di un atto conseguenziale agli esposti che aveva presentato. Quando era sindaco si è visto costretto a denunciare per ottenere i documenti relativi alla seconda visita ispettiva effettuata dalla prefettura di Reggio Calabria, i cui esiti erano rimasti per lungo tempo un mistero. Io avevo semplicemente fatto degli esposti e sono stato ascoltato. Per me questo è un fatto molto positivo. È durato molto, è durato così. E abbiamo parlato a lungo. Costretto al divieto di dimora a Riace dopo l'indagine della procura di Locri, che lo vede accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e irregolarità nell'assegnazione dell'appalto per la differenziata, Lucano anche oggi ha ribadito la validità del suo modello di accoglienza. Probabilmente Riace è stata vista come la punta più avanzata, così come le ONG. Questo io non ho remore per dire queste cose, perché è inutile ad esempio che adesso l'ex ministro degli interni dice io sto con Riace. Ma come? Quando lui era il ministro degli interni, Minniti dice. Sì, no, non ha fatto mai una parola, mai una. Invece poteva fare molto. Angela Panzera per la CNews 24. Al via questo pomeriggio a Catanzaro gli interrogatori per alcuni componenti della giunta regionale travolti nell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica e culminata con l'iscrizione nel registro degli indagati di 5 assessori regionali, del governatore della Calabria Mario Oliverio e di 2 funzionari accusati a vario titolo di abuso d'ufficio e di falso ideologico per aver reintegrato in servizio il dirigente regionale Salvatore Lopresti, coinvolto nello scandalo sulla turbativa del bando per l'affidamento del servizio del soccorso regionale e interdetto dai pubblici uffici per 12 mesi. Dinanzi al procuratore aggiunto Vincenzo Capomolle e al sostituto procuratore Vito Valerio sono comparsi questo pomeriggio il vicepresidente della giunta regionale Franco Russo e l'assessore al bilancio e al personale Maria Teresa Fragomeni. I 2 esponenti dell'esecutivo targato Oliverio sono giunti a Palazzo di Giustizia intorno alle 16 e hanno sostenuto gli interrogatori assistiti dai legali di fiducia che si sono protratti per diverse ore. Atteso ma inutilmente anche l'arrivo del governatore Mario Oliverio, il cui interrogatorio era previsto per questo pomeriggio. Nei prossimi giorni toccherà agli assessori Roberto Musmanno, Francesco Rossi, Antonella Rizzo e i 2 dirigenti regionali Bruno Zito e Sergio Tassone comparire davanti agli inquirenti per spiegare le ragioni che li spinsero il 24 settembre scorso a firmare la delibera di giunta disponendo la ricollocazione in servizio di Salvatore Lopresti, benché già da 5 mesi il GIP del Tribunale di Catanzaro avesse confermato per il funzionario l'interdizione dei pubblici uffici. Luana Costa per la CNews 24. Che cosa offri? Lo sentite? Che cos'è? Cosa? Sento un profumo. La tua colonia? No, soldi.
Oh, ok. E profumo di soldi. Se le speranze hanno un odore, l'aroma del reddito di cittadinanza deve essere molto forte dalle parti di Crotone, dove si è concentrata la più alta percentuale di potenziali beneficiari in Italia di questa forma di sostegno al reddito promossa dai 5 Stelle. A dirlo è una ricerca del Sole 24 Ore che ha analizzato gli ISEE degli italiani, cioè l'indicatore che misura il reddito delle famiglie. Dall'indagine è risultato che a Crotone sono circa 19.500 i nuclei familiari che rientrano nella previsione del reddito di cittadinanza, pari al 28% del totale, la percentuale più alta d'Italia. Nella classifica nazionale tutte le province calabresi sono comunque attestate nei primi 15 posti. Catanzaro con 27.300 famiglie interessate, pari al 18,4% del totale. Reggio Calabria con 37.000 famiglie, pari al 16,9%. Cosenza, 50.000 famiglie e una percentuale di poco più bassa, 16,5%. E infine Vibo Valentia con 10.000 famiglie interessate, pari al 15,5% del totale. Su scala nazionale quasi la metà dei beneficiari si trova al sud, il 19% al centro e il 32% al nord. Basteranno i 9 miliardi di euro messi nella legge di bilancio a soddisfare tutte le richieste? È la domanda sulla quale si arrovellano tutti, sia fautori che avversari del reddito di cittadinanza. Calcolatrice alla mano, dividendo le risorse disponibili per i 2 milioni e mezzo di famiglie con un ISEE sotto la soglia di 9.000 euro l'anno, la media del reddito di cittadinanza si traduce in circa 300 euro mensili, meno della metà dei 780 euro prospettati. Non resta dunque che aspettare e vedere come se la caverà il governo. Enrico De Girolamo per la CNews 24. I lavori, per come annunciato venerdì scorso dall'amministrazione comunale, dovevano cominciare quest'oggi, ma all'imbrunire lungo la statale 107 nella zona che attraversa Commenda di Vende non c'è traccia di alcun cantiere per la realizzazione della rotatoria progettata per regolamentare il traffico veicolare in questo tratto di asfalto adiacente lo stadio Marco Lorenzon, teatro negli ultimi anni di incidenti stradali anche con conseguenze drammatiche. Il sindaco Marcello Manna ha chiesto all'ANAS un rinvio di una settimana per consentire lo svolgimento in piena sicurezza sabato 17 novembre dell'atteso derby di Serie C tra il Vende, primo in classifica, e la Vibonese. Poi si potrà cominciare. L'opera prevede un investimento di 500.000 euro e nelle intenzioni dei progettisti dovrebbe rendere più agibili gli ingressi sulla statale sia verso Paola che verso Crotone. Allo stato attuale, infatti, poiché gli svincoli sono accessibili solo da un lato, si assiste spesso a pericolose inversioni di marcia da parte di automobilisti indisciplinati ed incoscienti. C'è anche il problema dell'attraversamento dei pedoni. I divieti sono pienamente visibili, ma sono tantissime le persone che sfidano la morte passando con disinvoltura da un lato all'altro della statale. L'avvio dei lavori è dunque solo rimandato ed avrà comunque ripercussioni sull'utilizzo dello stadio. Il settore ospiti infatti affaccia proprio sull'area del futuro cantiere, circostanza che potrebbe costringere la squadra allenata da Modesto ad emigrare in campo neutro per i prossimi 3 mesi. Salvatore Bruno per la CNews 24. Un lungo corteo composto da studenti e istituzioni ha attraversato le strade di Locri per protestare contro la situazione in cui stagna il liceo scientifico Zaleuco, da 2 mesi privo di un segretario. I ragazzi si sono mossi alle 9 da via Marconi, con striscioni e cori per rivendicare il diritto allo studio, richiamando l'attenzione degli organi competenti a risolvere lo stallo burocratico ed evitare il commissariamento dell'istituto. Faccio un appello all'ATP di Reggio affinché riescano a trovare una soluzione al più presto possibile, perché la scuola è importante e deve dare tanto. Tutti questi disservizi sono provocati dalla mancanza di questa figura così importante. E appunto noi chiediamo che ci venga garantito questo diritto per portare avanti questa scuola che è un fiore all'occhiello della Locride. Non basta il dirigente scolastico, perché ogni questione economica deve essere affiancata da lui. Noi chiediamo appunto che questi nostri diritti vengano, diciamo, rispettati, e comunque sono molto importanti anche per noi in prospettiva, perché dobbiamo avere dei crediti, dobbiamo, per chiudere al meglio, diciamo, questo nostro percorso scolastico. I ragazzi hanno chiesto a gran voce che venga individuata una soluzione idonea ad assicurare lo svolgimento dell'attività didattica, invocando risposte immediate. L'amministrazione è al fianco della scuola al 100%, è possibile che in questa settimana si risolva, anche perché mercoledì ci sarà un incontro tra il dirigente scolastico e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Ilario Balì per la CNews 24. Il
liceo San Nilo di Corigliano Rossano è il migliore tra gli istituti ad indirizzo classico della provincia di Cosenza, tra i migliori della Calabria. E quanto risulta da uno studio statistico condotto da eduscopio.it, il portale online della Fondazione Agnelli. I dati dell'agenzia puntano sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il segreto sta nella storia stessa di questo liceo, quindi nel lavoro certosino fatto con tanto amore e tanta passione da parte intanto dei dirigenti che mi hanno preceduto e soprattutto anche la capacità dei docenti di saper motivare che ad uno studio che sia con una forte motivazione ideale. Nella speciale graduatoria su scala provinciale, dietro al liceo classico San Nilo, si piazzano in ordine il Gioacchino da Fiore di Rende, il Galileo Galilei di Paola ed il Bernardino Telesio di Cosenza. Penso sia un motivo di orgoglio non solo per la scuola ma anche per l'intero paese e penso che sia un motivo di orgoglio per noi alunni e anche per gli ex alunni, diciamo. Noi eravamo felicissimi per questo traguardo che abbiamo raggiunto e noi vogliamo sempre il meglio per la nostra scuola. Facciamo progetti extrascolastici, PON, progetti matematici, progetti di disegno, facciamo molti altri progetti. Questa è una scuola che dà delle basi per il futuro, infatti come abbiamo visto l'università, il liceo classico di Rossano, appunto ha raggiunto vette molto alte e soprattutto grazie alla bravura dei professori e all'impegno messo da noi alunni. E ho appunto scelto il liceo classico perché è l'unico che ti dà una preparazione vasta. È un metodo completo perché comprende tutte le materie e soprattutto è concentrato su punti specifici, però comunque si collegano tra di loro. Bisogna fare sempre il meglio per portare la nostra scuola a un livello maggiore, nonostante già sia vado un po' in punto. Marco Le Fosse per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La CNews 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.